Salve a tutti ragazzi, eccoci qui a giocare un nuovo video. Come potete vedere, eccola qui ragazzi, finalmente è arrivata collezione premium Charizard GX. Ragazzi, la stavamo aspettando tutti nei commenti. Quando porti la collezione Charizard GX, eccola qui ragazzi, finalmente è arrivata. Allora, come avrete visto nell'ordine di ieri. Allora, ecco la confezione. Come potrete vedere, ho preparato lo sfondo e qui c'è lo spazio proprio apposta per mettere la jumbo di Charizard GX Full Art, che tra poco andremo ad aprire dalla confezione. Allora ragazzi, mentre voi lasciate un bel like, io intanto apro la confezione, quindi prima mettete il like e prima apro la confezione. No, scherzo ragazzi, la confezione la apriamo veloce lo stesso perché mi voglio sbrigare a vedere cosa troviamo. Allora, spero sia fortunata perché sono mesi che aspettiamo questa collezione tutti quanti, quindi speriamo ci porti qualcosa di buono. Allora, all'interno ci sono pacchetti sia di ombre infuocate che guardiani nascenti, anche solo in luna normale, quindi molto bene, possiamo trovare un hyper per ogni serie. No, scherzo. Allora, guardiamola senza sleeve com'è, spettacolo. Collezione premium Charizard GX in italiano ovviamente. Allora, andiamo ad aprire la confezione e vediamo cosa troviamo. Attenzione ragazzi, io la devo aprire con calma, se no si rovina. L'ho rotta, che disastro. Questa colla di merda che ci mettono. Ragazzi, ora vi faccio vedere cosa ho combinato. Allora, guardate cosa ho combinato. Non so se riuscite a vederlo. Non ci riuscite perché è in truppo. Così, ecco, vedete? Ho rotto la confezione, quindi apriamo da quest'altro lato. Allora, voi intanto like, mi raccomando. Diciamo che ce l'abbiamo più o meno fatta. Ragazzi, non si sa che colla ci hanno messo. Allora, siamo quasi. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Non so in video come si vedrà la mia faccia mentre aprivo la confezione, penso che era abbastanza concentrata. Me ne sono accorto dopo un po' che stavo tipo la faccia storta, quindi confezione che togliamo. L'ho fatta cascata dritta, non so come ho fatto. Allora, togliamo la parte della plastica superiore e vediamo subito. Attenzione, anche evoluzioni ci hanno messo, hanno fatto un po' furbetti, eh. Allora, nuovo tipo di confezione, ragazzi, vedete che hanno messo questo coso di plastica così che divide i pacchetti da queste. Nelle altre confezioni non c'era, quindi andiamo a prendere in ordine di questo qua. Insomma, allora, spilletta di Charizard, ragazzi, guardate che spettacolo, fatta proprio bella. Quindi sono molto soddisfatto di questa spilletta perché la metterò subito, non so dove. Ok, perfetto, è caduto. Allora, poi abbiamo medaglietta, eccola qui, sempre ovviamente di Charizard, arancione, metti a fuoco, spettacolo. Anche la medaglietta di Charizard mi mancava, se non sbaglio la mettiamo qua dietro. Poi ci sono le tre carte. Allora, Charizard GX innanzitutto è Sun & Moon 60 promozionale. Ora però per estrarle ci vorrà un bel po', quindi con calma facciamo. Allora, una si è tolta, due si è tolta. Allora, le due carte normali si sono tolte. E ora arriva la parte difficile, ragazzi. Devo riuscire a togliere la carta promo senza rovinarla. Questo è il solito colpo, ragazzi. Se ci riesco subito un like, eh. Uno, due. Non ce l'ho fatta. Allora, facciamo con calma in questa, nella vecchia maniera. Allora, ragazzi, è sempre difficile aprire questa. State guardando la mia mano, lo so, però devo aprire questa qui con calma. Non so come fare. Merda. Ok, forse ce l'ho fatta. E non l'ho rovinata. Ok, sì, l'ho rovinata. Devo comprare una nuova confezione. Porca puttana. Allora, guardate che spettacolo senza la plastica davanti. Charizard GX, che spettacolo. Tempesta rossa a 300. Allora, mettiamolo su. Non c'ho le sleeve. Eccole qua. Allora, mettiamo subito Charizard GX Full Art nella sleeve, perché già l'ho rovinata abbastanza solo per tirarla fuori dalla confezione. Allora, mettiamo nella sleeves. Eccolo qua. Guardate che spettacolo. Allora ragazzi, non so se durante il video ci sarà un problema di messa a fuoco, cioè fino adesso ci sarà stato qualche problema perché ero impegnato a togliere bene la carta, quindi potrebbe essersi non inquadrata bene. Allora, plastica che possiamo togliere. Poi abbiamo Charmander e Charmeleon olografiche, eccole qua, del Sole e Luna ombre infuocate. Quelle dell'espansione non sono olo, sono solamente normali, credo, non dovrebbero essere olo. Attenzione ragazzi, ultime due sleeve. È un segno del destino forse, eh? Quindi non un segno del destino buono, però, perché se no mi devo aprire i pacchetti e significa che non trovo nulla. Quindi mettiamo Charmander qua, Charmeleon, attenzione che cade, e Charizard, cioè Charmeleon al centro, anche se era meglio Charizard per
per cose di simmetria. Comunque, eccolo qua. Charmander, Charmeleon e Charizard. Allora, intanto estraiamo i pacchetti e poi andiamo avanti a vedere tutto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 più carta codice, eccola qua. Allora, 6 pacchetti che mettiamo qui che ora apriremo. Ma prima è arrivata lei, ragazzi. Finalmente possiamo estrarla. Charizard GX Jumbo, che spettacolo. Come potete vedere lì ho lasciato lo spazio apposta, però mi sono dimenticato e ci ho messo davanti le carte holo, quindi facciamo così, sperando che non cascano. Spettacolo, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Charizard GX Full Art, così abbiamo completato il trio. Allora, la medaglietta qui non si vede molto bene, facciamo così. Ora si dovrebbe vedere, sì, più o meno. Allora, abbiamo due evoluzioni, due guardiani nascenti e due ombre infuocate. Io all'ordine direi di andare dal più vecchio al più nuovo. Sì, dai, partiamo da evoluzioni, poi guardiani nascenti e poi ombre infuocate, perché giustamente questo qua è di ombre infuocate, quindi andiamo con evoluzioni. Oppure posso fare evoluzioni e guardiani nascenti, vabbè, ora vediamo durante l'apertura. Allora, primo pacchetto che si è aperto abbastanza bene, quindi molto bene. Allora, pensate se mo trovo Charizard Full Art qua. No, qual era qui Charizard? Sì, qua c'era Charizard. No, chi c'era? Mega Charizard? Boh, non mi ricordo chi era. Comunque c'è stava Charizard. Ah sì, Mega Charizard. Ragazzi, se troviamo Mega Charizard X Full Art qui, pensate che spettacolo. Allora, facciamo il trick a 3 e andiamo con... Questa è l'evoluzione, si trick a 3. Anche qui hanno messo l'energia. Sono fissati. Allora, metti a fuoco bene. Energia. Charmino, ragazzi, ovviamente non poteva mancare il legame mentale con Charizard. Ragazzi, questo qua è il video dedicato a Charizard, praticamente. Magikarp, Seal, Poliwag, Tangela, Voltorb, Nidoking Turbo. Non me l'aspettavo, me l'ho dimenticato delle Turbo che stavano prima della Holo. E Arcanine raro. Ragazzi, abbiamo trovato il primo pacchetto subito. Una Turbo, insomma. Nidoking Turbo, spettacolo. Ora ce n'ho 4 di questo, quindi spettacolo tra virgolette. Però, allora, abbiamo una nuova confezione di sleeve, perché quelle di prima le ho finite, quindi forse se me le ero preparate prima era meglio, però come saprete non mi preparo mai niente prima qui. E allora, devo farlo adesso. Nel frattempo è arrivato un messaggio, vabbè, non ci interessa. Allora, mettiamo subito nella sleeve Nidoking Turbo, eccolo qua. Prima carta, diciamo, buona di questa apertura. Primo pacchetto, subito una Turbo, molto bene. Allora, secondo pacchetto, vedo che evoluzioni ha portato bene, quindi andiamo con evoluzioni un'altra volta. Vediamo cosa troviamo. Questo si è distrutto praticamente. Allora, secondo pacchetto, bustina che possiamo buttare perché si è rovinata, carta codice che togliamo e facciamo il trick a 3, perché ovviamente evoluzioni va fatto il trick a 3. Allora, iniziamo subito con un Machoke. Allenatore e Machoke, manca solo Machamp, Growlithe, Pikachu, energia. Charmander, ragazzi, prima Charmeleon, ora Charmander e dopo troviamo Charizard. Allenatore reverse e uno Starmie. Abbiamo trovato un Charmander adesso, ce lo mettiamo così, almeno ce lo ricordiamo. Poi il Charmeleon di prima, eccolo qui. Ragazzi, ora o troviamo Charizard o troviamo... Cacchio, sono finiti, non posso trovarlo, niente. Allora, primo pacchetto sulle luna guardiani nascenti di questo box. Allora, cioè di questa... avete capito, insomma... Ragazzi, non si sa come si è aperto. Allora, eccola qui, carta codice che togliamo. Trick a 4, ragazzi, ricordiamoci di fare il trick a 4. Questi messaggi stanno rotto, eh. Allora, abbiamo energia, allenatore, Machoke, Snorunt, Pancham, Bellsprout, Cottonee, Carvagna, Machamp reverse e un Goliso Poddolo. Bam, ce l'avevo già, mi sono dimenticato. Cioè, mentre stavo esultando, poi mi sono ricordato che già ce l'avevo, quindi ho smorzato la mia esultanza, il mio esulto, la mia esultazione. Comunque, allora, un Machamp. Comunque, a me sapete che quell'artwork di Machamp mi piace, quindi diciamo che è andata abbastanza bene. Allora, 3 pacchetti, resoconto, una sola Turbo. Poteva andare meglio, eh. Allora, andiamo con il secondo pacchetto di Sol Luna Guardiani Nascenti, sperando che sia più fortunato del primo, perché ho trovato solo un Machamp reverse e un Goliso Poddolo. Però qui vogliamo trovare una bella GX, possibilmente. E una GX che vorrei trovare è Drampa. No, chi c'è sta qua? Drampa, non mi ricordo. C'è sta Drampa qui, sì. Oh, sì, dovrebbe.
Oh, carta codice avete fatto? Mi tocca coprire la carta codice. Allora, trick a 4. E andiamo subito con un'energia come al solito. Sappiamo c'è sempre energia. Poi, Clefable, Metang, allenatore, Tailov, Gumi, Slowpoke, Mudbray, Daribird, Oricorio, Reverse e un Vanillax. Ragazzi, eravamo partiti subito a grande con quella turbo e stanno svanendo tutte le mie gioie. Allora, primo pacchetto sulle lune ombre infuocate, quello che volevo proprio aprire in questa confezione, perché non ci credo che sono così coglione. Questo qua era solo e luna, non era ombre infuocate, quindi dovevo aprirlo prima di quello. Va bene, andiamo prima con questo. Quello lo lasciamo per ultimo. Allora, pacchetto di Incineroar World. Ragazzi, come potete vedere qui c'è full art Incineroar GX. Spero gli porti di fortuna, altrimenti piango. No ragazzi, non piango però. Allora, carta codice che estraiamo. Trick a 4 che tricchiamo. E andiamo con questo pacchetto sole e luna, ragazzi. Un po' che non apro pacchetti sole e luna. Energia fuoco. Allenatore. Corsola. Eevee. Piggyback. Meow Dialola. Sendai. Crobrawler. Pinsir. Reverse. E un Gigalight Holo. Ragazzi, sinceramente non mi mancavano i pacchetti sole e luna, perché ho trovato questo schifo. Molto male. Oh ragazzi, non ho trovato neanche una GX. Questo è l'ultimo pacchetto, quindi voglio trovare Tapu Fini Hyper. Ok, non lo troverò mai, però si sa mai. Ultimo pacchetto. Carta codice. Ci sta. Così. Facciamo così. Allora, trick a 4. Energia. E andiamo con, ragazzi, fino adesso ho trovato solo una turbo e stanno un po' tristi. Allenatore. Metapod. Porygon 2. Dewpider. C'è qualcosa all'ultimo, non ci credo. Tangela. Taiorn. Yolo, Unify, Kindra Reverse, Golisopod GX Hyper, che boosted, non ci posso credere, Golisopod GX Hyper, che spettacolo, all'ultimo pacchetto anche in questo set abbiamo trovato l'Hyper, all'ultimo, che spettacolo, lo sapevo che dovevamo avere fiducia in questo Charizard GX Full Art, in questa confezione, e la nostra fiducia ci ha ripagato con questa Hyper, che spettacolo, ragazzi, fino alla settimana scorsa non c'avevo nemmeno un Hyper di ombre infuocate. In una settimana ho trovato una fuori serie e due Hyper. Che spettacolo. Rivediamola da vicino. Golisopod GX. Che spettacolo, ragazzi. Come vanno queste ombre infuocate? Mi sembra molto fortunato. Molto più fortunato. Fortunato. Molto più fortunato di Guardiani Nascenti, che non era molto fortunato per me, eh. Anche questo Kindra Reverse non è niente male, perché, cioè, a me mancava proprio Kindra, se non sbaglio. Non sono sicuro, Però, boh. Vabbè, allora, mettiamo subito. Che spettacolo, ragazzi, Golisopod GX nella sleeve, Golisopod GX Hyper nella sleeve. Abbiamo iniziato con questo Nidoking Turbo, che già c'avevo, vediamo da vicino, ecco qui. E abbiamo finito alla grandissima con questo Golisopod GX, che spettacolo. Quindi ragazzi, questa confezione abbiamo fatto bene a comprarla, ovviamente, dopo tutta questa attesa, e ci ha ripagato pienamente. Quindi, like, subscribe, share. E, anzi no, prima devo dire un'altra cosa. Lasciate subito un bel like, perché no, mi sono scordato che devo dire. Vabbè, mi sono scordato, quindi niente. Allora, like, subscribe, share e tutto quello che volete. Ragazzi, saluti da, ovviamente, da Golisopod GX. Eccolo qui che si avvicina.